Allora, pensate che un famoso film di Monicelli si intitolava Speriamo che sia femmina. Pensate che nel 2012 però nascere donna, nascere femmina può essere veramente l'inizio di una vita basata sulla discriminazione e sulla violenza, purtroppo, cosa inimmaginabile. Allora, diamo il benvenuto a Rossella Panuzzo di Terre des Hommes, che promuove la campagna in difesa attiva da oggi fino al 21 ottobre e siamo lieti di avere qui con noi Sonia Bergamasco, grande attrice, tutti se la ricorderanno per la meglio gioventù, miglior protagonista del Nastro d'Argento, e io me la ricordo bene perché con i bambini siamo venuti a vedere Pinocchio quando facevi la fatina. Ecco, parliamo di un argomento però molto importante, che se ne parla pochissimo e purtroppo però accade ancora nel mondo, nel 2012. Tu sei appena tornata dal Perù. Dal Perù. Abbiamo fatto... Che cosa hai visto? Raccontaci. Abbiamo fatto un viaggio, solo 10 giorni, in compagnia di Rossella, di una giornalista, di un fotografo e guidati dal delegato Terre des Hommes in Perù, Mauro Morbello, che vive da anni in Sud America e quindi è stata la persona perfetta per introdurci in un paese immenso, estremamente complesso. Noi andavamo a conoscere i progetti Terre des Hommes in Perù, in particolare a Lima e a Cusco, e in particolare andavamo a cercare di comprendere meglio qual era la situazione del lavoro minorile, che è una realtà drammatica e molto molto diffusa in Perù. Ecco Rossella, ma così diffusa quindi? Assolutamente. Ma solamente in Perù o comunque in gran parte del mondo? E dunque, le Nazioni Unite, per esempio, hanno fatto una stima che solamente per quanto riguarda le bambine che lavorano fuori casa, attualmente ce ne sono 88 milioni, quindi molto molto diffuso. In Perù in particolare invece vedevamo un progetto a favore di assistenza alle bambine che lavorano, che sono sfruttate in campo domestico, quindi come piccole domestiche, diciamo. Senti, l'11 ottobre è la prima giornata mondiale delle bambine, quindi una data da segnare, però da oggi invece è attivo quel numero di telefono che hai tu, il numero 45501, e tu sei la testimonial. Sì. Ecco, sì. Quanto possiamo donare? Inviando solamente un sms poi, e realmente possiamo dare una mano? Certo che possiamo dare una mano. Intanto lo faccio. Ecco, in che modo riusciamo ad aiutare? I progetti Terre des Hommes sono progetti in varie parti del mondo e proprio alla prevenzione, all'educazione e alla crescita di bambini e ragazzi in varie parti del mondo. Esattamente. In Perù, dove noi siamo stati, ma anche in Italia. Anche in Italia ci sono progetti attivi molto importanti. Allora, ma bambine, come abbiamo visto, che vengono sfruttamento quindi minorile. Sì. Però parliamo anche di bambine spose, praticamente, date da sì. Quando sono piccole. Sì, ritornando appunto ai dati delle Nazioni Unite, che sono diciamo quelle più accreditate, le spose bambine sono circa 16 milioni l'anno, cioè sono le bambine e ragazzine che si sposano prima della maggiore età e che molto spesso sono costrette a sposarsi per la famiglia, per problemi finanziari, economici delle famiglie. Allora, tu, Sonia, sei stata proprio lì, li hai visti quindi, sì. questi ragazzi, queste ragazze? È stato molto importante incontrare questi bambini e queste bambine, queste ragazze, proprio per riuscire poi a parlare veramente di qualcosa che hai verificato, parlare di persone di cui hai visto effettivamente che in rapporto ai progetti hanno uno stimolo in più per andare avanti. Ma a tuo avviso, dopo aver visto queste ragazze, dopo aver parlato, potranno dimenticare, potranno comunque avere una nuova vita? Il patto che si stabilisce in progetti come quelli che sta sviluppando Terre des Hommes è un patto proprio di fiducia, un patto d'amore che cerca di ristabilire un livello sufficiente di
di dignità per persone che hanno vissuto delle esperienze, persone bambine che hanno vissuto troppo presto delle esperienze terribili e che però assolutamente attraverso questa fiducia che viene e questo scambio che viene offerto possono darci molto. Certo, fate conoscere loro un amore che non hanno mai conosciuto. E Rossella, sì, qual è l'obiettivo con questa campagna che pensate di raggiungere? L'obiettivo è senz'altro il fatto che non se ne parli mai più, nel senso che questo fenomeno delle spose bambine, delle bambine lavoratrici venga completamente eradicato dal mondo. E l'obiettivo, diciamo, più vicino con il 45501 è finanziare dei progetti che danno delle risposte concrete in Perù, come quello che appunto ha visitato Sonia, di assistenza a queste bambine ex domestiche, e poi in Bangladesh, in India e in Costa d'Avorio, e poi anche in Italia, perché purtroppo il fenomeno della violenza è presente anche in Italia. Che numeri abbiamo in Italia? Proprio oggi abbiamo diffuso dei numeri ordine, quindi anche questo abbastanza autorevoli, che però purtroppo tutti gli esperti dicono che è solo la punta dell'iceberg. Nel 2011 sono stati quasi 5.000 i minori vittime di abusi e di violenze, di maltrattamenti, e il 61% sono femmine, quindi appunto la campagna In Difesa è proprio, vuole puntare i riflettori proprio sul fatto che oltre al problema della violenza contro i bambini ci sono delle fasce che sono particolarmente vulnerabili, che sono proprio le bambine. Ecco Rossella, che cosa possono fare? Che cosa possiamo anche fare? Come ci possiamo muovere in tale situazione? In tale situazione? Ad esempio, cronaca di questi giorni dei due minorenni che hanno denunciato l'omicidio. Cosa che invece non ci si aspettava. Noi cosa possiamo fare? Ecco, io quello che dico sempre è che non ci dobbiamo voltare dall'altra parte, perché la stragrande maggioranza dei maltrattamenti sui bambini avvengono in famiglia, quindi tutti hanno un vicino, una cugina, qualcosa. Se si ha il sentore che stia succedendo qualcosa che non va, ecco, di renderlo pubblico, di chiedere, di confrontarsi con le maestre, con le forze dell'ordine, con gli assistenti sociali, insomma, in maniera che fuoriesca questo problema. Sonia, vogliamo ricordare ancora il numero per aiutare questi ragazzi? Certo, il numero è 45501. Sicuramente per poter aiutare, eccolo qui, noi anche ne mandiamo un altro, per poter aiutare bisogna parlare di questi problemi, non bisogna far finta di nulla. E nell'andarci a salutare, dove ti vedremo Sonia prossimamente? A teatro. A teatro con che cosa? A teatro anche con il Piccolo Principe. Con il Piccolo Principe. Sì. Bene, allora in bocca al lupo Sonia Bergamasco, grazie per essere stata con noi, grazie Rossella. E allora sicuramente un grande lavoro è quello che possono fare.